lettura di poesia su una tessitura vocale, perché quello che sentirete quando leggerò io è un tappeto sonoro fatto da voci di Miro Sassolini, con degli accompagnamenti e dei collanti fatti con le tastiere da Marco Livotto, che ha curato la parte musicale e gli arrangiamenti. La forza della differenza significa riuscire a tenere insieme diverse dimensioni della ricerca artistica che comunque abbiamo messo a punto e stiamo sperimentando con Miro ormai da 7-8 anni, che hanno a che vedere proprio con l'esplorazione del confine fra la poesia e la musica, attraverso però un medium particolare che è il canto. Rompi adesso il buio come labbra, hai la sintassi del tuo mare quando vieta. Naufragi, interminato flusso, borgo scuro e non rispondi. Sopravvissuti ad una perdita. Sopravvissuti ad una perdita. Media, media fra il suono, media fra i suoni, perché la poesia ha un suono, la musica ha un suono, il canto ha un altro suono. La capacità che ha il canto è una capacità aggregante, perché il canto è camaleontico e quindi può stare ovunque, può stare nella dimensione poetica, può stare nella dimensione del suono puro, il canto può stare anche senza niente, può stare semplicemente canto. Questa è la grande forza del canto, perché è indipendente da tutto. In questo caso abbiamo deciso di invece renderlo funzionale a una serie di progetti che portiamo avanti dal 2010 e che nascono sempre comunque nello stesso identico modo, cioè nascono da una struttura che lei crea, che nascono da un concept chiaramente, da un'idea che lei crea, quasi sempre lei crea, nascono da una serie di testi e da un approccio prettamente vocale. Porto ancora addosso i segni della sera, le calze, i merletti di un'epoca distratta, le gambe ripiegate nella sintesi di un'esistenza spiega. Il clamore delle strade scoperto dietro a un orizzonte scarno, senza soste, senza soste, senza soste. Intravedere il lampo fu il miracolo che mi donasti col tuo ascendere. La pelle già accennava una fame di sedimenti come da un respiro paleozoico. Un movimento teso al margine più estremo dell'evoluzione. Tutte le forme artistiche che in qualche modo con cui in qualche modo mi imparezzo nel corso degli anni, poi sono sempre riconducibili al canto. Quindi anche se faccio arti figurative, che è l'altra parte di me in qualche modo, l'arte figurativa nasce da un'idea sonora e prima o poi riporto la figura a un'idea sonora. Quindi è un percorso che mi riconduce di nuovo al suono. Quindi tutte le forme artistiche che sono di contorno al mio, al canto, mi riconducono comunque sia alla forma primaria di comunicazione, mia forma primaria di comunicazione, il canto. Quindi alla fine, anche se faccio 10 anni di sperimentazione, che l'ho fatto, di arti figurative, esclusivamente di arti figurative, tutto quello che ho fatto poi me lo ritrovo adesso in forma sonora, in forma di suono. Che poi è una componente dei lavori musicali tuoi ultimi, chiaramente la dimensione visiva. Sì, la dimensione visual chiaramente, perché lui, con lui il lavoro, lui l'ho seguito quando era molto giovane e lavora con noi da sempre praticamente, quindi è cresciuto con noi. La dimensione visual è fondamentale per me. L'alba del mondo quando si accendeva, rubandoti la forma e il colore perfetto dei tuoi occhi, che rese gli occhi miei
superfluo il mare. Vieni qui adesso, amore mio, raccoglimi, trovami, perché io possa amarti come t'amo. Io vado a dormire, quando sto male io non riesco a fare niente, cioè l'artista maledetto che sta male, che si fa le cose e produce, io non l'ho mai fatto, se sto male finisco a letto, cioè, oppure non faccio niente, quando sto bene riesco a fare qualsiasi cosa, e sinceramente il canto, anche quando ho delle situazioni brutte, delle giornate storte che non funzionano, ti prende quella mezz'ora, capito? Ti metti a cantare, non te ne accorgi mai manco, magari sei sotto la doccia oppure stai facendo altro, ti metti a cantare e cominci a lavorare, suoni, cominci a dire però, porca miseria, questa è pianza, magari hai il Mac acceso e ti metti a registrare, ti cambia la giornata. Acqua in cui si perse, ecco mi scolpisci di tua voce, radice di perdono, fila esistenza, il ragno cuce l'anima, l'origine del mondo, con la mano. Abbia a che vedere con la capacità di riuscire a far vedere il mondo come potrebbe essere, e altrimenti non è arte, cioè l'arte non deve replicare il mondo, non deve farti vedere quello che già c'è, deve farti vedere quello che potrebbe esserci e quello che questo che c'è oggi può diventare domani, cioè ti deve far vedere il processo di trasformazione umana. Guarda, penultima domanda poi, però a proposito di vuoto pneumatico, è notizia di oggi, leggevo un po' i giornali, che gli eredi di Frida Kahlo hanno fatto causa alla Mattel, perché hanno fatto una Barbie su Frida Kahlo. Sì, e
ti chiedo, questo sistema è in grado di digerire tutto? Sì. Ok. Come si resiste a questa cosa qua? E soprattutto, ha digerito anche la New Age italiana, ha digerito qualunque cosa? Sì, nel momento stesso in cui è arrivata travestita d'agnello, l'agnellino, a proporre all'inizio del secolo, i famosi anni zero, i primi 10 anni di questo secolo, sono stati deleteri per la musica italiana, perché hanno praticamente, sono arrivate le major e hanno preso tutto quello che c'era da fare, sono arrivate a fare la spesa, non per fare la spesa, e sono venuto a fare la spesa in un discount. Niente in italiano, un discount, un enorme discount, quindi hanno preso tutto quello che volevano prendere a prezzi stracciatissimi, si sono tenuti quello che funzionava e hanno buttato quello che non funzionava, esattamente come si fa in un discount quando scade un prodotto, quindi siamo un prodotto. E se siamo un prodotto dobbiamo digerirlo. Ma sai, io non ho... Aspetta, secondo me sta bene. No, noi non stiamo dentro a queste dinamiche, quindi per questo motivo non abbiamo tutta questa visibilità, ma probabilmente forse anche non ci interessa, perché abbiamo un'identità e soprattutto abbiamo una... Oh, dilla Miro, perché la storia non è una... Abbiamo una certa esperienza. Quindi comunque, che se vanno al discount a noi non ci pigliano, che siamo troppo vecchi. No, ci pigliano anche, però, capito, ci danno alla Caritas perché speriamo tutti i giorni. Cioè, non vedrò un Big Jim a forma di Miro. No, a forma di resistenza. A forma di Miro, sì. Voglio sentire. La forma di resistenza la puoi trovare quando proponi qualcosa che non può essere assimilato, perché non può essere rinforzato. Insomma, mi viene in mente la frase di Ferretti, osare l'impossibile, osare perdere. È un sistema che accetta tutto tranne che perdere. Insegnano tutto tranne che perdere. Quella è una strategia, se io ho fatto una strategia che non è poi vendibile, cioè una scelta che come può essere ad esempio quella delle comuni, non è stata presa, quella è stata solamente scartata. Ti dicono fatti il mutuo, ti dicono prenditi la casa in leasing, però nessuno ti dice fatti una comune, perché quel modello non è vendibile. Sì, non è vendibile. E quindi di trovare un prodotto, invece un modello, non un prodotto che vedere con la proprietà privata, però, ragazzi, perché tu devi possedere. Bisogna fare anche un prodotto vendibile, perché comunque stai facendo un prodotto ovvio, però il modello che deve essere, un modello che può essere poi vendibile. Le distanze che ho coperto io sono distanze considerevoli, però poi sono distanze mentali considerevoli, perché non voglio considerare la distanza, lo spazio, il tempo, non voglio considerare il tempo, voglio considerare l'esperienza. Quindi l'esperienza è un peso lungo e ben bilanciato e molto elastico, quindi è una specie di palestra che mi ha proiettato 35 anni da una parte all'altra. Però io fondamentalmente sono sempre, cioè si sposta una parte di me, ma una parte di me, perché se si sposta l'intera persona, l'intero essere, l'intera anima, non rimane niente, qualcosa di fermo, qualche paletto fermo, qualche cosina che è rimasta a quando ero molto piccolo, qualche cosina che è rimasta nel tempo, una traccia la devi sempre lasciare. E quest'unica notte rimane addosso la veste lacerata del risveglio, la veste lacerata del risveglio, rimane addosso la veste lacerata del risveglio, del risveglio.